insomma, fare eventi culturali con poco pubblico è già di per sé un qualcosa che stride, quindi c'è stata veramente la disponibilità di tutti, il sacrificio, e devo dire le istituzioni tutte anche stanno collaborando di questi tempi in città, e questo è un altro segnale positivo. Così come, Filippo, ti ricordo anche la città metropolitana, perché stato, ma solo per precisione, perché quello è meno scontato, perché fu fatto un po' un errore quando fu istituita la città metropolitana, perché tra le materie della città metropolitana non fu indicata la cultura. Noi invece a Napoli, dico noi perché è stato voluto da tutto il Consiglio metropolitano, abbiamo fatto rientrare dalla finestra la cultura, perché essendoci lo sviluppo tra le materie della città metropolitana, noi a Napoli riteniamo che non c'è sviluppo senza cultura. Quindi il sostegno del Comune di Napoli, della città metropolitana, ma mi piace soprattutto sottolineare questo spirito di lavoro di squadra, che poi io non entro nel merito perché lo farà il direttore, davvero è un programma di grandissima qualità, oltre che quantità, così come avrete potuto notare tutti, e ce l'hanno confermato anche da Roma, che Napoli è la città d'Italia che più è ripartita con le produzioni cinematografiche e televisive, segno che evidentemente tutto ciò che si era costruito in questa città prima della pandemia non è che è volato via, ma è da là che dobbiamo ripartire. E anche, devo dire, il lavoro che avete fatto con tutti i tecnici, gli operai, i dipendenti, con l'allestimento del Teatro Nazionale, dello Stabile, nel Maschio Angioino, un colpo d'occhio, devo dire, particolarmente significativo. L'altra volta, qualche giorno fa, c'è stato un convegno molto importante di sindaci d'Italia, hanno fatto tutti quanti i complimenti, quindi sono segnali importanti. Mi auguro anche che da Napoli possa partire, so che ne avete parlato stamattina nel Consiglio, una istanza, una battaglia, una lotta comune perché il governo venga incontro alle città d'Italia, quindi ai teatri, agli enti culturali, per la tassa di soggiorno, che chiaramente non c'è più, perché adesso il paese si sta accorgendo che è un paese che vive di turismo e di cultura, che significa commercio, artigianato e tutto quello che sapete. E anche ieri, prima del grandissimo spettacolo del Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, alcune lavoratrici e lavoratori dello spettacolo rimasti senza lavoro hanno voluto sottolineare che il lavoro non è un hobby, la cultura non è un hobby, non è un intrattenimento, è un lavoro. Quindi penso che il Teatro di Napoli dà un segnale forte, con un programma coraggioso. Io sono molto contento anche dell'unità di intenti che c'è stata sulla nomina di Roberto Andò, credo che sia un bel segnale, ognuno ha le proprie idee, la diversità è una ricchezza, e questo teatro secondo me può dimostrare di non avere un pensiero unico culturale, ma saper guardare tanto ai nomi illustri della nostra città, ma anche ai tanti giovani che io credo vanno molto sostenuti di questo tempo, perché ne sto incontrando tanti che avevano finalmente trovato una strada attraverso la cultura, magari facendo anche gli artisti di strada, adesso rimangono senza strada, e quindi questo è qualcosa che ci preoccupa non poco, perché non vi sfugge che attraverso la cultura si possono anche sottrarre persone a strade ben diverse che possono prendere nella vita. Io mi fermo qua semplicemente per confermare che noi staremo vicinissimi come sempre al teatro, e credo che ci compete anche una sfida di immaginazione, di visione e di innovazione. Questo fatto di dover necessariamente, che non è una cosa sempre negativa, dover utilizzare più spazi all'aperto può essere anche un'opportunità. Vediamo la scena di ieri, per esempio, in Piazza Plebiscito, che era sicuramente atipica, era anomala per il teatro più antico d'Europa, però aveva un fascino particolare. Quindi credo che questi saranno una fine estate, un autunno anche di sfide nuove, e da quello che so in questo teatro ci sono tutte le sensibilità ad ogni livello per lanciare al mondo da Napoli la sfida della cultura, dell'innovazione, delle grandi radici. E poi mi fa piacere che si sia confermata l'esperienza della scuola, perché credo che quello è stato un altro segnale importante che abbiamo tutti quanti condiviso. Quindi è una bella giornata oggi, di questi tempi così difficili. La cultura è ossigeno, la cultura è vita, senza cultura non si superano nemmeno i momenti difficili. Quindi noi ci saremo per tutto quello che potremmo fare. Grazie.